La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Quello che è successo nel nostro paese a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando gli apparati americani hanno deciso che noi dovevamo essere non tanto un protettorato americano, ma una colonia in tutto e per tutto, perché eravamo strategici per i loro obiettivi, non è finito. Cioè, quello che è finito è che tanti uomini all'epoca erano dietro la strategia della tensione, dietro le stragi, sono morti fisicamente i personaggi, ma il sistema che avevano messo a punto è rimasto inalterato. Motivo per cui voi oggi vedete la Meloni andare al governo e cambiare idea anche sulla Russia, anche sull'appoggio alla guerra in Ucraina, anche sull'Unione Europea immediatamente dopo. Perché ci sono alcune questioni che sono rimaste immutate e se noi non le portiamo a conoscenza delle persone non potremo mai agire. Perché la lotta deve essere fatta territorio per territorio, piazza per piazza. Il web deve amplificare la lotta che nasce nella piazza. Quello che io dico sempre, noi dobbiamo creare una sorta di triumvirato, deve essere la piazza, il web e le istituzioni. Noi dobbiamo riuscire a mettere delle nostre persone all'interno delle istituzioni, costi quel che costi, dobbiamo ripartire dalle piazze e il web deve amplificare. Noi oggi stiamo facendo il contrario, cioè oggi non siamo ancora riusciti a capire che il web è una bolla. Oggi noi abbiamo personaggi che dicono ma quello c'ha un milione di follower può essere che fa una manifestazione in piazza, arrivano 10 persone. O ci sono persone che noi sul web non vediamo, che invece hanno la capacità di scendere in piazza e convincere le persone. Il web deve essere utilizzato come un'arma a nostro favore, ma deve essere un mezzo, non deve essere il fine quello di avere più seguito sul web. Il seguito lo dobbiamo avere nelle piazze, ci dobbiamo misurare. Pensiamo di aver divulgato una notizia avendo fatto condividi sopra internet. Questa cosa noi la dobbiamo combattere, altrimenti lo strumento dei social diventa un'arma contro di noi, diventa un'arma del sistema contro di noi. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo.